Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti, grazie anche dell'onore che la Peppino dà all'amministrazione comunale di presentare questa manifestazione. E poco fa qualcuno mi diceva di non essere troppo critico, cioè come dire il sindaco che stravolge le parti, no? Il sindaco che critica la popolazione. In realtà non è così. In realtà lo sforzo di questa amministrazione è quello di dare un significato di unicità a tutte le iniziative che si fanno, a tutte le iniziative che si fanno in questa città. Il problema nostro è quello di avere tante eccellenze, tante individualità, e sinceramente sì, senza altri fini, di avere tante associazioni che credono in quello che fanno e che però non vi è una presentazione, come dire, io dico organica perché è il termine più facile, è più comprensibile, il significato di questa, di questo mio appello ancora che faccio a tutti è questo. Faccio un esempio. Dove vai stasera? Sì, devo stare, purtroppo oggi c'è stato anche un funerale che è deceduto un nostro brillante, un nostro concittadino famoso che si è impegnato nella sua, diciamo, nella sua vocazione verso l'arte e ha portato decoro e dignità al nostro, alla nostra città. E poi c'è quest'altra manifestazione. Mi è stato detto, vai alla manifestazione della Prole. Non voglio criticare nulla, No. Professor Lanzellotti, non voglio assolutamente essere polemico, però guarda, questo è il concetto. Cioè, non può essere la manifestazione della Prologo. È bello che questa città ha una Prologo che per 20 anni mantiene in piedi una tradizione che ritrova le sue origini nel XV secolo, nel 1400. E noi dobbiamo ringraziare questa sua, la dobbiamo ringraziare per tutto quello che fa, però il concetto è questo. Cioè, no, avevo chiesto l'anno scorso, se voi vi ricordate, di tutte le associazioni, facciamo un programma complessivo e inseriamo il corteo Regina Bonasforza in un programma generale e lanciamolo attraverso tutte le opportunità che questa regione, per fortuna, da qualche anno, oltretutto da quest'anno c'è l'area metropolitana che ha trattato anche il tema della cultura, che è a disposizione perché queste cose vengano di più lanciate. Ora, dall'anno scorso a quest'anno dei piccoli passi sono stati fatti. Io sono contento di questo. Anche il taglio delle altre manifestazioni che si stanno facendo incominciano ad avere questa connotazione, cioè escono fuori dal proprio ghetto, escono fuori dalla propria autoreferenzialità di tanti personaggi che stanno, hanno pure il diritto di essere, di vantare se stessi, sicuramente è così. Però dobbiamo farlo questo passo ulteriore. E io guardate questa sala, chi non l'ha vista da molti anni si ricorda che era una specie di, come definirla, io mi ricordavo sempre il Colosseo, cioè un'arena per gladiatori, era orrenda. Piano piano l'abbiamo trasformata, è diventata, non guardate il bagno, non guardate queste cose, bisogna farlo un po' alla volta, noi stiamo lavorando in economia. E quindi man mano riusciamo a utilizzare i nostri soldi nella maniera più efficace possibile. E quindi io credo che per l'anno prossimo penso e apprendo con grande soddisfazione che qui abbiamo un autorevole personaggio che tratta questi argomenti. Credo che lo scopo poi ce lo illustrerà e ci farà capire bene come
passaggio successivo per l'anno prossimo è che dobbiamo lavorarci da subito, ovviamente, dobbiamo lavorarci da subito, altrimenti arriveremo di nuovo alla scadenza l'anno prossimo nelle stesse condizioni. Quindi io mi auguro l'impegno dell'amministrazione e il mio impegno personale andrà in questa direzione e io vado, diciamo, deciso in questa cosa. Ecco perché sembro polemico o ipercritico, non lo so come mi definiscono, ma io credo in queste cose, credo nella intelligenza delle persone, credo nell'impegno delle persone, credo nella sincerità delle persone, perché i furti poi vengono fuori da tranquilli, è la storia, ed è la storia della democrazia, laddove c'è la libertà, la possibilità di esprimersi, i furbi, i furbetti vengono fuori comunque, come vengono fuori lentamente le persone, i galantuoni. Quindi l'augurio che faccio è questo, di muoverci in questa direzione, affinché noi l'anno prossimo possiamo dire che l'iniziativa tra la gente e nel territorio, nella regione e anche fuori regione, non deve essere più la manifestazione della politica, deve essere la manifestazione della città di Palo che ha da dire tante cose sulle sue tradizioni e sulla capacità dei suoi cittadini di mantenere vive le tradizioni per migliorare noi stessi, altrimenti non capiremo perché una regina sconosciuta si impegna da sola su questo territorio, non capiremo perché tanti secoli fa sono state costruite delle opere che noi ritroviamo e noi nel terzo millennio non siamo capaci neanche di costruire una cava. Questo è, diciamo, il dato che dobbiamo tenere conto. Noi dobbiamo avere la capacità di costruire qualche cosa che deve restare negli anni, non dico nei secoli, ma negli anni. Grazie.